Questa sera mi è stato chiesto di parlare non solo della cultura delle vendite, ma bensì anche delle logiche che sottendono la cultura delle vendite. Vedo all'interno di questa stanza alcune persone che ho visto ancora prima che diventassero padre, e quindi dico appena appena venditori, che sono diventati imprenditori e quant'altro, e vedo ragazzi, ho con me due talenti in fondo che ho appena preso in azienda, una pensate di questa mattina, fresca fresca, già stasera è fuori orario, ha già capito, povera, ha già capito l'andazzo qual è. E quindi un ragazzo che arriva da ingegneria, un ragazzo che arriva da economia e un'altra ragazza, la ragazza appunto, che arriva dalla scuola di amministrazione aziendale. Quindi siamo abituati, sono abituato a lavorare con persone dove evidentemente oggi come oggi è necessario, come diceva giustamente il professor De Valle, ragionare in termini di sviluppo. Noi parliamo, oggi chiunque parla di talenti, no? Ale, non me ne vorrà. Ci sono alcuni termini, manager e talenti, che tutti quanti utilizziamo, ma c'è anche welfare adesso, che utilizziamo tantissimo, ma poi alla fine della corsa che stiamo a vedere abbiamo veramente chiaro che cosa intendiamo dire. Chi è un talento? Che cos'è un talento? No? Perché si chiama talento? Io se sono di matrice cristiana, cattolica, cresciuto a Casalesiani, per me il talento è quella parabola di talento, no? Ricordate, a te ho dato 3 talenti, a te 2, a te 1, quello di uno l'ha messo sotto terra evidentemente per non farlo toccare a nessuno, Gesù Cristo gli ha detto, bello, e allora non ci siamo, tu devi far fruttare il talento, perché se hai un talento, non lo metti a frutto, che te l'ho dato a fare? È un'ottica così quasi banale, no? Che effettivamente noi possiamo ragionare di che cos'è questo talento. Il talento, beh, cominciamo, non so se avete mai giocato, mi piace tantissimo capire un pochettino da dove veniamo, e quindi l'etimologia della parola, no? Talento arriva esattamente da talanton, dal greco talanton, che era il piatto della bilancia. No? Questo piatto della bilancia, se state a vedere, messo per obliquo, ricorda la forma praticamente di quello che è stato primo talento, perché il talento fu unità di misura, ma fu anche moneta. No? Ai tempi, evidentemente, dell'antica Grecia si diceva che un talento, pensate, valesse esattamente circa 20 kg d'argento. Il concetto quindi era uno che aveva talento, era uno che aveva tantissima cosa, tanta roba, direbbero oggi, il mio figlio direbbe tanta roba. Allora, la logica è tanta roba perché? Perché effettivamente uno che ha talento e per forza di cose sa di avere una certa dote, ma il problema vero qual è? È diventare manager di questa dote, no? Che cosa intendo dire? Se una persona si ritrova in casa, ecco, oggi come oggi, entriamo anche nell'ottica del welfare un po', no? Perché in fondo c'entra anche quello. Arriva uno, si trova 1 milione di euro da gestire lì. Questo può diventare un morto di fame, tempo 10 minuti, comincia a comprare a gogo, poi con a gogo, con 1 milione oggi, dipende cosa prendi, in una casa sono 500, con un povellino sto dicendo, compri una bella macchina, ti fai un po' di vacanze, secondo me già 1 milione è andato. Cioè questo non l'ha gestito, no? Tanto per essere molto chiaro. Invece, dimostrazione è di quello che stiamo dicendo, che molte di quelle persone che hanno avuto delle vincite al gioco, le hanno sperperate. Allora, la logica qual è? È che essere manager di se stessi io credo che sia veramente l'elemento fondamentale. Ma il talento è una cosa, dice esattamente qualcheduno, che il talento è una cosa intellettuale che uno ha, ma che molte volte non sa neanche di avere. E la vera fortuna io credo che sia quella di scoprire il proprio talento. Io sono ancora lì, cerco di capire qual è il mio, dico la verità, insomma, ho qualche annetto. La logica qual è? È che il talento, secondo me, da solo è difficile scoprire. Innanzitutto perché il talento tu lo scopri, lo evidenzi, quando sei messo alla prova. Perché io ho fatto recruiting per un po' di aziende, come diceva l'amica Alicia, prima nel mondo della moda, poi nel mondo della comunicazione pubblicitaria, poi nel mondo dei servizi. Io mediamente vedo, insomma, ho visto fino a 300-400 persone l'anno, no? Ed ero solito essere uno piuttosto pestifero, ne prendevo sia no 7-8%. Ma perché nella mia testa c'era, è più difficile entrare che uscire. Chi prendevo doveva evidentemente essere una sorta di, Livia in fondo lo sa, ho detto, per far noi oggi nasce un matrimonio commerciale, nel senso che sicuramente esiste la separazione, esiste il divorzio, ma se possibile mi piacerebbe fare una cosa che dura nel tempo, no? Altrimenti l'azienda non va ad investire denari su queste persone. Però il problema qual è? È che oggi come oggi noi facciamo un'attività di valutazione dell'individuo in un tempo relativamente breve, cioè un'ora. Mia nonna diceva, per conoscere gente di mangiare assieme 10 kg di sale, ed era una che badava alla pressione e quindi ne metteva poco. Quindi io dovevo passare un po' di tempo prima di dire che conoscevo una persona. Pensate un po' in un'ora, diciamo un'ora, talvolta anche mezz'ora,
Io faccio anche un po' di docenza al Dipartimento di Management, al Master in Global Marketing Retail Management, per dirvi, e lì abbiamo modo di vedere come molti ragazzi che arrivano in azienda per fare degli stage, gli fanno una selezione di 3 minuti. Allora, o io ho dei colleghi che sono a picco della mirandola, o della gente che è incapace di fare esattamente questo tipo di mestiere, o delle persone che prendono qualcuno solamente perché gli è stato detto che devono prendere qualcuno a farlo stare, tanto non costa, e poi gli arrivano a fare che gli fanno le fotocopie, no? Perché avere qualcuno e aiutarlo a tirare fuori il proprio talento è fatica per le aziende, parliamoci molto chiaramente. Io non so qui dentro se ci sono delle persone del Toro, della Juve, del Milan, non mi interessa, però una cosa posso dire, la società che sta qui dietro credo che abbia dimostrato che prendere qualcuno pagandolo poco, sviluppandone il talento, probabilmente rende di più nel tempo. Il vero guadagno dove ce l'hai? Ce l'hai esattamente nel vendere uno che hai pagato 1000 a 10.000, oltre ad avvantaggiarti della sua prestazione nell'arco del tempo in cui tu lo stai, tra virgolette, utilizzando. Allora, nel mondo delle vendite, questa cosa qualcuno può pensare che non serva, può pensare che sia una cosa superiore, insomma sì, in fondo, dai, senti, diciamocela chiara e tonda. Chi vende non è necessario che abbia una laurea, in fondo chi ha una laurea è perché non farà mai il venditore, ma scusa, mio padre mi ha detto, ma come? Questo qui c'ha una laurea, ha un master e va a fare il venditore. Ma allora che ti ho fatto studiare a fare? Perché basta solamente che tu sappia parlare, ti devi presentare un po' bene. Questo è un requisito che qualcuno viene anche richiesto, devi abbigliarti in un modo che valorizzi quello che tu sei, dopodiché puoi fare venditore. Niente più sbagliato di tutto ciò. L'azienda della quale mi fa anche specie, di solito sono sempre CDM, stavolta non ci stava tutto, non messo solamente questa azienda, mi fa anche un po' effetto. E beh, l'azienda che evidentemente rappresento è in sostanza ha degli uomini che pensate un po' che cosa fanno. Ma parliamo di uno che vende soluzioni nell'ambito welfare, quindi assicurativo. Che cosa fa? È una persona che deve avere competenze di tipo giuridico, si deve essere informata sui contratti, cos'è un contratto, cos'è un contratto, conoscenze dal punto di vista fiscale, perché una cosa è fare una polizza che si deduca, una cosa è fare una polizza che si detrae, una cosa è fare una polizza che ne si deduce e ne si detrae. Deve essere una persona che ha competenze di psicologia, deve facilitare l'interlocutore a fare una scelta, non ho detto al contrario, ho detto benissimo, a fare una scelta. Il fatto di dirti sì o no, comunque la risposta è dell'esito di una negoziazione, tanto per essere chiaro. Una persona di questo genere deve conoscere a menadito i prodotti, ragazzi, conoscere a menadito i prodotti con delle soluzioni di investimento, con delle soluzioni dove tu vai a toccare la vita delle persone. Detto così può sembrare esagerato, signori, ma io vi garantisco che talvolta andiamo a toccare tutti i risparmi delle persone che hanno messo una vita da parte quel denaro. E se tu dici a queste persone qualcosa di sbagliato, se non sei competente, signori, a questo tu crei non un disagio, crei un danno micidiale, che va oltre il danno economico. Va oltre il danno economico. C'è gente che di fronte a situazioni negative di questo genere a livello di investimenti, sapete benissimo, è arrivata a suicidarsi. Quante volte abbiamo letto di persone truffate che sono poi suicidate? Ecco perché oggi chi fa certo mestiere, leggi la vendita, non può che essere un professionista. Un professionista, però, che tipo di differenza c'è tra un professionista e uno che invece fa il proprio mestiere? Perché, signori, attenzione, io sto parlando di vendita perché sono presidente del C2M, Club Dirigenti Vendite e Marketing dell'Unione Istituzionale di Torino. Ma se io fossi il presidente del club commessi dell'Unione Istituzionale di Torino, che non esisterà, magari ce lo facciamo, che cosa direi? Che ci sono esattamente dei commessi che sono competenti, professionisti e professionali, altri che non lo sono. Ma da cosa lo vediamo? Beh, facciamo un salto in qualcheduna di quelle grandi catene e cerchiamo di comprare un televisore, no? Cioè quello che ci dirà, questo è meglio di quello, perché questo qui è di questa marca. Ecco, ma questo rispetto all'altro ha qualche cosa in più. Scusi, di quella marca? Sì, ho capito, ma ce l'ha il PIP? Sì, ha tutto, ha tutto, ha tutto. Ecco, contro il signor Bura, è morto in via Tripoli, che era fornitore di televisore di mia nonna, che andava esattamente a casa di mia nonna e gli spiegava anche come funzionava il telecomando. Allora, io non sto dicendo che dobbiamo tornare al signor Bura buonanima, che saluto fustando da un'altra parte evidentemente, perché lui ha fatto del suo mestiere la sua professione, però dobbiamo solamente pensare che attraverso gli strumenti tecnologici di oggi noi dobbiamo dare al cliente un servizio, e il primo cattivo servizio che possiamo fare è mandargli una persona, un venditore, un professionista incapace.
Io non voglio avere delle persone che dicono domani, ma io ho trattato con Tizio, mannaggia, se l'avessi conosciuto Caio sarebbe andato meglio. No, la differenza fra due professionisti, siano essi medici, siano essi avvocati, siano essi venditori, deve essere il basic, deve essere uguale. Ma dove c'è il valore aggiunto? È nella competenza personale, nella professionalità che uno ci mette, nella passione che uno ci mette. Perché? Perché se il signore è appassionato, dico per dire, di barche, no? Ecco, c'è un altro esempio, lui se dovesse vendere barche probabilmente mi direbbe delle cose che io non so. Ecco il valore aggiunto. Da chi compriamo di solito? Da coloro i quali ci danno del valore aggiunto, se no andiamo su internet. C'è gente che non si rende conto che internet in realtà non è un competitor, ma è un supporto all'uomo di vendita. Certo che se tu non dai niente in più di quello che sta scritto, scusatemi ragazzi, ho di fronte a me un venditore che sta un'ora sulla stessa informazione, anzi tutta la notte, che lavora tutto il giorno e tutta la notte, scusate, scelgo lui, anzi mi fa anche risparmiare un po'. Abbiate pazienza. Allora, il talento è una cosa che ci è stata data, però va esattamente gestita. Che cosa intendo dire? Va sviluppata. Ci vuole qualcheduno che ci aiuti a capire qual è il nostro talento. Quante volte noi cerchiamo la nostra area di miglioramento e i nostri punti di forza non li conosciamo? Ah, dovrei fare quello, ah, dovrei fare l'altro. Sì, ma su che basi poggia la tua capacità di fare il cambiamento? Intendo dire, facendo un esempio a livello di metafora, se io dovessi attraversare il deserto, io so di me una sola cosa, che io patisco di più la fame e la sete. Vi dico la verità, non dite che si vede, mi offendo. E dicevo, che cosa succede? Dovessi portarmi solamente 50 kg di bagaglio, io porterei 35 di mangiare e 15 di bere. Magari lì c'è l'opposto, lì c'è più che avere problema del mangiare, lì c'è bere. Allora io porterei l'opposto, magari 40 di acqua e il resto di bere. Ma questa è la logica. Se io non so su quali aree di miglioramento poggiare il mio cambiamento, c'è poco da fare. Allora, il talento. Io penso di avere un talento, però qualcuno deve anche dirmelo, deve riconoscerlo. E una volta che questo tipo di talento è stato riconosciuto, questo va coltivato, va stimolato, va allenato. Avevo in azienda una persona tanti anni fa, veramente molto bravo, un signore che era l'antesignano del sistema informativo. Era uno, vi giuro signori, lo giuro, vi posso anche fare il nome, Ugo Dattilo. Era un collega che si metteva su un foglio grande così e su un'azienda che fatturava 2000 miliardi di lire, ok? Lui sapeva fare i tre consuntivi a manina santa. Oh, credetemi, ci azzeccava più lui di quando noi siamo passati da fare il preconsuntivo a fare il forecast, che però fa più chic, e lui il forecast non sapeva esattamente com'era. E ogni tanto si passava insieme a un altro collega sotto la porta il foglietto per vedere quanto avrebbe fatto. Aveva un talento, sì, per il momento. Riusciva a vedere cose che altri non vedevano. E come ha fatto? È un talento. Allora, una squadra necessita di talenti. Oggi non si può più lavorare da soli. Oggi chi fa il mestiere delle vendite, ma qualunque mestiere, credo di poter dire, Alessandra, poi dopo tu confermerai o meno quello che sto per dire. Cioè la logica è, noi siamo una squadra vincente solo quando ognuno di noi ha un proprio ruolo. Se evidentemente io comincio a dire, dice questo non lo dico io, me lo dice esattamente, aiutami, Velasco. Velasco diceva, sapete chi è Velasco, allenatore di pallacanestro, allenatore di pallavolo, insomma veramente un mito, anche nel parlare è un mito. Velasco, Giulio Velasco, se vi capita davvero su internet, dice esattamente che lui allenava una squadra di pallavolo dove c'erano coloro che tirano, si chiamano esattamente battitori, se non dico quello che sia un battitore, quello che batte la palla, e l'altro che sta a rimbalzo, se sia un battitore ben lo so, quello che tira la palla per prima. Morale della favola, che succede? Che arriva qualcuno e si gira e faceva. Dice, bello, tu fai il tuo gioco, tu sei esattamente uno schiacciatore, schiaccia, non pensare a come batte lui. Allora cosa hanno fatto a questo punto? L'altro, ha capito, si era un po' rimasto male, quando quello batteva si girava e faceva. Ma la logica è, non ci interessa cosa ne pensi tu. Tu sei il battitore, tu sei esattamente lo schiacciatore, tu sei l'alzatore, una squadra è fatta di queste cose. Ho detto di questo gruppo di giovani che questa sera ho portato con me due rappresentanze, perché volevo parlare di talenti, non potevo anch'io portare qualcheduno, no? Che evidentemente ci potesse aiutare in questo senso. E cioè,
proprio questa mattina con la fanciulla che abbiamo appena ricevuto in azienda abbiamo detto dobbiamo far partire questo progetto fra 5 giorni, ci tengo a precisare, fra 5 giorni i tuoi 2 colleghi hanno già cominciato a lavorare, ora tu fai questo, tu fai questo, tu fai questo, ma no, ho diviso i dadi a te quello, no, perché vedendo la capacità di uno lavorare, ah è lì anche il terzo, chiedo scusa, è arrivato anche lì. Quindi ne abbiamo 4 a questo punto, però i 3 sono la squadra in fondo, sono i 3. E dicevo, uno dei 3 è un ragazzo che è molto più portato per l'aspetto informatico e quindi ha detto, allora tu segui quest'area, l'altra fanciulla invece per il contatto, allora tu segui il contatto, l'altra invece per la preparazione e l'organizzazione. Ognuno di essi ha utilizzato il proprio talento, sta utilizzando il proprio talento per metterlo a frutto. Chiudo quindi dicendo una cosa. Non si può pensare di avere una capacità senza che questa venga allenata. Perché? Perché c'è poco da fare. Io posso essere un autodidatta nel gioco del tennis, ma probabilmente quello che ha preso lezioni arriva a raggiungere il mio livello di capacità in tempi più ristretti. E come dicono gli americani, oggi no way out, non hai altre vie di scampo, devi muoverti esattamente per fare più in fretta. Credo, per dire una parola su Sei Scout, e perché noi ci siamo dietro a tantissimo tempo con gli amici di Skillab, al di là dell'amicizia personale con la dottoressa De Valle, ma per un motivo molto semplice. Skillab è una società che ha deciso di fare non un corso con questi, ma si è deciso facciamo un percorso di formazione, che detta così sembra un giochino di parole, no? Ma in realtà noi facciamo un corso base, un corso avanzato, ancora avanzato e così via. Sapete perché? Perché, e così concludo, dicevo l'altro giorno con presidenti di un'altra figura aziendale, lo dico, CFO, dicevo esattamente che noi, rispetto a chi fa il CFO, abbiamo completamente modificato il nostro modo di lavorare. Perché se è vero come è vero che a Torino ci sono circa, direi in Italia, il 2% di grandi aziende, vuol dire esattamente che il restante 98, la figura del direttore commerciale, come esattamente si deve una volta, oggi è completamente cambiata, perché il direttore commerciale fa il direttore marketing, il direttore commerciale in alcune aziende fa anche il direttore di HR, perché fa esattamente il direttore stylist, nel caso si parlasse della produzione di un prodotto, va sul mercato, quindi fa il direttore marketing, per cui bisogna essere multitasking, però io credo che chi vuole fare formazione non può non tenere conto di questi che potrebbero sembrare micro cambiamenti, ma sono cambiamenti radicali del nostro modo di pensare, di vedere il ruolo e di vedere il mercato. Ecco perché io credo che Sales Scout, rispetto ad altri tipi di percorsi di formazione, abbia un grandissimo punto di forza. E non sto facendo lo spot, credetemi, non sono il tipo, so parlare di altre cose, anche zappa lo sport. Lo spot, magari parliamo di sport, ecco. Lo spot, perché? Perché in realtà loro lo fanno con le aziende e quindi di volta in volta gli amici di Skillab lavorano per capire quali sono i bisogni del mercato, perché Skillab è esattamente un centro di crescita, un centro di sviluppo personale oltre che professionale, ci tengo a precisare, uno preparato vive anche meglio, mi chiedo scusa ma penso che sia abbastanza normale, perché? Perché è orientato esattamente al mercato e il mercato siamo noi, le aziende. Ma le aziende non nel senso di strutture, ma bensì di gruppi di persone, e chiudo sulla battuta di Velasco, gruppi di squadre, di giocatori, dove ognuno deve saper far bene il proprio gioco, ma quando gli viene richiesto si deve spostare su un'altra fascia, perché in questo momento tu, dato che abbiamo visto che sai giocare di piede sinistro e piede destro, arriviamo al calcio, questa volta mi servi lì perché io ho un infortunato. Quindi questo credo che sia il vero valore aggiunto, per cui talento sì, abbiamo tanti ragazzi giovani, credetemi davvero, tanti ragazzi giovani che hanno talento e questi ragazzi giovani che sono entrati in contatto con l'università, con i centri di formazione e quant'altro devono ritenersi fortunati, perché? Perché molto più in fretta di altri riusciranno ad avere il loro risultato nel mondo della professione, che se ne è consentito anche nella vita, visto che la professione è una quota parte importante della vita.